parlare dei commentari significa un po' tracciare un quadro riassuntivo su tutta la mia attività di compositore. Ho iniziato circa 10 anni fa, questo gruppo di pezzi, nel 2002, e in qualche maniera i 5 lavori rappresentano un momento di sintesi. L'idea principale era di affrontare un lavoro sul tempo, di riappropriarsi di un certo tempo. E questo è il motivo per cui i 5 commentari sono costruiti su altrettanti 5 brani di altrettanti compositori che in qualche maniera hanno rappresentato per la mia formazione, per le mie idee, per la mia visione della composizione un fortissimo punto di riferimento. I commentari hanno atteso un po' prima di essere totalmente realizzati. La prima esecuzione è stata affidata all'arte interpretativa di Markus Kroil, pianista tedesco di grandissime sensibilità interpretative, il quale non solo ha preso in carico il lavoro di esecuzione integrale dei brani, ma ha anche spinto, diciamo, nella stessa direzione, commissionandomi un ulteriore lavoro, appunto Nuvole elettriche, su un brano schumanniano che è a completamento del CD. Venture this kind of music, and because normally I don't play so much contemporary music in the last years. And first of all, I think I discovered that it's a big chance to play the music of a living composer. You know, I tried to call Beethoven, no answer. Even I tried to call Cage, but he was too busy in heaven. And so I found Piaggio. And no, and it's a new, you have to enter, you have to be ready to enter a new world and to give up the ideas when you deal with them, let's say with the music of Schumann or Beethoven. And you have to be ready for that and really to forget all this and open yourself. And then you can discover a new cosmos. And then it's the benefit, what you have personally, is then the same with the music of Beethoven. It just really is it's a painful process also, because you really have to open yourself physically in that way. That's how I felt it. And of course it was difficult because it's Piaggio writes really exactly what he wants, and it's rhythmically.